Buonasera, ben ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG delle ore 21. Sono 625 i nuovi positivi al Covid di Regione Campania secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi. I tamponi effettuati sono 6.849 per un'incidenza ai test del 9,12%. Dal bollettino si segnalano anche 1.384 guariti e 46 decessi, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 20 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto ieri. Sono poi 97 ricoverati in terapia intensiva in tutta la regione, a fronte di un'offerta di 656 posti letto. Mentre nei reparti Covid sono 1.402 posti occupati su 3.160 disponibili. Sono invece 11.212 nuovi casi di coronavirus in tutta Italia, su 128.740 tamponi effettuati, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile Nazionale. La percentuale di incidenza cala fino all'8,7%, mentre ieri era del 12,5%, grazie anche al maggior numero di tamponi effettuati, che offre una più dettagliata visione dell'andamento dell'epidemia. Secondo l'ultimo bollettino sono 17.044 i guariti di oggi e si segnalano purtroppo altri 659 decessi in tutto il paese. La forte mareggiata che ha interessato il lungomare Caracciolo a Napoli ha procurato notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle auto in transito. Il comando della polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura da ieri di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria, deviando il flusso delle auto sulla riviera per il percorso alternativo del corso Vittorio Emanuele e della tangenziale per raggiungere così il centro. Lungomare di Napoli che è stato poi riaperto in mattinata. Si sono anche incontrati gli stessi ristoratori per la conta davvero tragica dei danni. Ascoltiamo intanto le parole al momento del summit dell'assessore ai lavori pubblici al patrimonio Alessandra Clemente. Dalle primissime ore in prima persona l'amministrazione comunale ha seguito quanto stava accadendo, l'ho fatto attraverso il sindaco che in piena notte è venuto qui per rendersi conto personalmente con la mia collega Rosaria Galero ed è partito il meccanismo di protezione della città di Napoli che è garantito dalla protezione civile, dagli operai della SIA, della Napoli Servizi, dell'ABC. In poche ore la strada è stata chiusa e abbiamo messo in sicurezza da quelle mareggiate in primo luogo gli automobilisti e gli scooteristi e da stamattina dalle prime ore dell'alba, appena il vento è calato, ci sono state le attività di rimozione di tutto quello che il mare aveva portato sul lungomare per riaprire al transito dei veicoli in lungomare e tutte le maestranze del Comune di Napoli sono al fianco delle maestranze dei titolari dei ristoranti per dare il supporto necessario per ripristinare e dare sicurezza a quest'area nel minor tempo possibile e con la massima vicinanza e concretezza operativa che noi abbiamo voluto in questo momento realizzare. Un carico di 470.000 dosi che resta un po' più a lungo in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la neve. Slitta almeno di un giorno nelle varie regioni l'arrivo del vaccino anti-Covid, con le regioni che al momento quindi restano in attesa, per poi rifornire ospedali ed RSA, che saranno sorvegliati speciali per le forze dell'ordine. Per le strutture sono infatti pianificati dei piani dei prefetti, pronti a mettere al sicuro i nuovi carichi da qualsiasi tentativo di furto. Dalle 65.000 dosi in Lombardia, le 44.000 del Lazio, 40.000 in Piemonte e 16.000 in Liguria, in queste ore è comunque tutto pronto per inondare i sistemi sanitari di vaccini, così come annunciato già due mesi fa dal governo. Dopo il bidet, infatti, in tutte le regioni il secondo carico era previsto in queste ore, ma Piemonte e Liguria hanno già ufficializzato lo slittamento. Ragioni logistiche legate all'ondata di neve in tutta Europa, spiegano dalle due regioni dopo una riunione in videoconferenza con il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Le prime dosi del nuovo lotto dovrebbero comunque arrivare entro il 30 dicembre e essere distribuite fino al 31. E restano in giallo anche i tempi annunciati dalla Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi
vaccini in 300 punti sparsi su tutto il territorio. Il colosso farmaceutico, alcune ore prima che trapelassero i rischi di uno slittamento anche in Italia, aveva annunciato i ritardi di un giorno anche in Spagna, a causa degli stessi problemi logistici della società in Belgio, smentendo però in un primo momento l'ipotesi di ritardo per l'Italia. Intanto il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato delle disposizioni molto importanti anti-assembramento per i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio. Ascoltiamo le sue parole. Sicuramente la mia ordinanza in qualche modo ha aiutato, perché seppur sofferta, noi insomma siamo stati da sempre un po' la città dei brindisi conviviali durante le vigilie, sia il 24 sia il 31, e poi tra poco arriviamo anche alla vicenda 31. Quindi è stata un'ordinanza che certamente non ho fatto a cuor leggero, che però ho reputato necessaria, e devo dire che la risposta dell'intera comunità è stata perfetta, siete stati esemplari. Ho girato in città sia il 24, per la verità, ho anche fatto un giro il 25 a Natale, anche il 26, per controllare. Non ho trovato alcun problema, nel frattempo stavo anche raccogliendo qualche vostra segnalazione mentre parlo. Dicevo, sì, anche via Francesco Tedesco, Patrizio, su via Tedesco però c'è un progetto molto più importante e molto più ambizioso, un intervento più consistente grazie a un finanziamento regionale. Dicevo, sono molto contento della risposta che avete dato durante le festività, grande rispetto delle regole. Questo ci aiuta a riprenderci sempre in maniera più rapida una normalità che meritiamo, normalità che riusciremo a ottenere anche grazie al vaccino. Finalmente siamo partiti con le vaccinazioni, simbolicamente ieri si sono tenute le prime vaccinazioni, chiaramente effettuate sugli operatori sanitari, perché sono in questo momento la categoria maggiormente esposta al rischio. Personalmente io mi sottoporrò al vaccino, rispondo anche a qualcuno che ha detto: sindaco, perché tu non lo fai del buon esempio? Ho detto che quando arriverà il mio turno io ci sarò, anche perché credo in questo vaccino. Ho avuto anche un po' modo, l'altra volta c'è stata anche l'occasione per comunicarvi più o meno un po' come funzionerà il vaccino. C'è questa famosa proteina Spike che ormai è diventata molto nota, serve, magari non risolverà al 100% il problema del Covid, ma ci aiuterà e poi ci dà anche una speranza importante. Sono 139 nuovi positivi oggi nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino pubblicato dall'ASL provinciale, su 1.262 tamponi effettuati, per una percentuale di positività ai test che scende oggi all'11%. Si segnalano inoltre dal bollettino anche 341 guariti e purtroppo 14 decessi nelle città di Aversa, Calvi Risorta, Capua, Caiazzo, Carinaro, Casa Pesenna, Casapulla, Marcianise, Piedimonte Matese, Pontelatone, San Cipriano d'Aversa, Santa Maria Vico e Sant'Arpino. Il maggior numero di nuovi positivi si segnala a Maddaloni con 13 casi e Caserta con 11. Sono intanto 8.600 gli operatori sanitari dell'AS di Caserta che hanno aderito all'importantissima campagna vaccinale che partirà nelle prossime ore proprio in terra di lavoro. La conferma è arrivata in mattinata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Caserta, durante il quale è stato approntato il piano provinciale di vaccinazione anti-Covid-19. Per l'occasione sono stati allestiti 5 centri vaccinali presso le strutture ospedaliere di Marcianise, Aversa, Sessa Aurunca, Maddaloni e Piedimonte Matese. Anche il presidente della provincia di Caserta, Giorgio Maiocca, ha chiesto di poter individuare da subito una giornata dimostrativa dove personaggi pubblici, se stesso compreso, possano dare il buon esempio sottoponendosi alla vaccinazione. Questa mattina intanto è stato inaugurato allo spazio di pertinenza del comando, ma esterno al perimetro della sede operativa dei Vigili del Fuoco di Caserta, un presidio per eseguire tamponi alla popolazione in modalità drive-thru. Il drive-thru per i tamponi, opportunatamente attrezzato con un container di tipo abitativo e con aree coperte da gazebo, è gestito ancora dai medici dell'ASL di Caserta ed è il frutto di un accordo stipulato tra il direttore generale dell'ASL, il dottor Ferdinando Russo, e il comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, l'ingegnere Sergio Inzerillo.
Con tale accordo è stato creato un percorso specifico e standardizzato di controllo con i test rapidi antigenici di accertamento della positività al Covid-19, sia a favore della collettività, sia per il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco. Anche il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, ha parlato sui social della situazione Covid nella sua città e delle prossime vaccinazioni. Ascoltiamo l'estratto. Cari concittadini, iniziamo questa diretta con i dati sulla diffusione del contagio in città. Per la prima volta da mesi scendiamo sotto quota 400, siamo a 397 casi attualmente positivi, ma purtroppo registriamo il 33esimo decesso, un prezzo elevatissimo pagato dalla nostra comunità e alle famiglie. Il mio più sincero cordoglio e la mia più sincera vicinanza. I nuovi positivi di oggi sono stati 4 e i guariti 9. Chiaramente questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, anzi, poiché il rapporto tra positivi attuali e guariti è ancora molto significativo. Sul fronte vaccino, invece, stamattina ho avuto un colloquio telefonico con il direttore sanitario dell'ospedale Moscati di Aversa, il dottore Correra, e come certamente saprete è tra le sedi scelte per la vaccinazione. Si attende infatti per domani l'arrivo di 5.000 dosi che inizieranno ad essere somministrate al personale sanitario e poi via via alle persone più a rischio. Saranno allestite 10 postazioni all'interno dell'ospedale Moscati, dove la somministrazione del vaccino avverrà in tutta sicurezza. Come comune ovviamente offriremo tutto il supporto necessario laddove dovesse esserci richiesto. Chiaramente quando sarà il mio turno mi vaccinerò convintamente, perché credo che dobbiamo essere da esempio per la comunità che rappresentiamo e che guidiamo e dobbiamo naturalmente fidarci della scienza. La polizia municipale di Caserta ha sanzionato e denunciato un cittadino che utilizzava abusivamente una copia del permesso invalidi intestato alla sorella per parcheggiare in città. Gli agenti hanno notato una vettura parcheggiata in piazza Vanvitelli, proprio a Caserta, negli spazi riservati alle forze di polizia nei pressi della casa comunale. Nel corso delle verifiche è emerso che il tagliando esposto era una fotocopia a colori debitamente plastificata di un permesso invalidi rilasciato nel 2017 e valido fino al 2023. Il veicolo era intestato però a una giovane donna, si legge in un comunicato pubblicato sui canali del comune, che per risultata essere la nipote della titolare del permesso e che il veicolo in quella circostanza era stato utilizzato dal padre della ragazza, nonché fratello della titolare del permesso invalidi. In meno di 2 mesi la Polizia Municipale ha accertato altri 3 episodi simili, come il caso del permesso utilizzato intestato al genitore deceduto, quello dei 2 coniugi che con lo stesso permesso fotocopiato parcheggiavano nei posti riservati entrambe le auto di proprietà. Passiamo come di consueto anche alla pagina sportiva. La Serie A sarà ferma fino ai primi di gennaio, quindi ai tifosi toccherà aspettare un altro weekend. In casa Napoli però tengono banco ancora le condizioni di Victor Osimhen, ma soprattutto un occhio al calciomercato. Il nigeriano, che oggi ha spento 22 candeline, è pronto a rientrare, ma ci vorrà ancora tempo per tornare in campo. Il suo rientro a Napoli è previsto per la giornata di domani ed è già stato programmato un incontro con lo staff medico del club per fare un punto della situazione. Di certo il ragazzo dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per valutarne la completa guarigione, ma difficilmente potrà essere disponibile prima di una decina di giorni. Osimhen dovrebbe quindi rientrare per la trasferta di Udine in programma domenica 10 gennaio. In ottica mercato invece ci sono alcune questioni in particolare che dovranno essere risolte prima di pensare ad operazioni in ingresso.
Milik, Maksimovic, Isai e Llorente. Quattro situazioni differenti tra loro, ma che dovrebbero portare alla stessa soluzione, ossia la cessione a gennaio. I due difensori sono a scadenza di contratto e nessuno però ha voluto accettare le condizioni per un rinnovo istantaneo. La situazione di Milik invece è nota e fuori rosa da tempo in cerca di sistemazione, mentre l'attaccante spagnolo finora ha collezionato una manciata di minuti in campo. Nelle ultime ore però per l'attaccante polacco è avanzata la gradita ipotesi Atletico Madrid. Era questa la nostra ultima notizia, io vi lascio con i nostri programmi alle 21.30, il nostro format comico senza impegno, invece per l'informazione di Teleprima, appuntamento a domani con la rassegna stampa live alle 6.55. Buona serata.